bello, Simone, rispetto ad altre occasioni, passaggio che ci sta, una sconfitta in questo avvio di campionato, però oggi, come spesso succede nel calcio, sono stati determinati gli episodi, il gol mezzo regalato, anche se ho avuto l'impressione che su di te c'era fallo in occasione del gol loro, poi il calcio di rigore non ha accorciato all'epoca, il secondo tempo dove non è arrivato il gol. Non ci deve essere però preoccupazione per una sconfitta del genere. No, secondo me preoccupazione non ci deve essere, c'è grande rammarico per non aver raccolto punti, però la prestazione è stata buona, non è stata una bella partita, principalmente nel primo tempo. Il Cittadella è riuscito a impostare la partita in questo modo, con questa aggressività e cercando di evitare il gioco. Il gioco manovrato, e noi siamo riusciti a farlo bene nel secondo tempo e un pochino meno nel primo, anche è anche difficile riuscire a farlo per 90 minuti, però insomma comunque ci sono stati, abbiamo creato tante occasioni, ne abbiamo concesse poche, veramente praticamente solo il gol, che è stata un'azione un po' confusa. Poi il calcio di rigore, non so se intendi quello, la scivolata nell'angolo. Sì, però vabbè, insomma, al di là di questo comunque siamo andati a un passo dal gol, purtroppo non è arrivato, però la prestazione è stata buona. Mi dici però sul gol, scusami Simone, se hai subito fallo, perché io ho avuto questa sensazione. Ma no, adesso secondo me, io non so se qualcuno, cioè lì per lì abbiamo recriminato per il fuorigioco, ma ovviamente noi eravamo girati quando è partita la palla verso la palla, quindi non potevamo sapere se era in fuorigioco o no, perché era dall'altra parte, però era fermo quando ha ricevuto la palla, quindi la nostra impressione è che fosse fuorigioco, però non avendolo rivisto non saprei. Su di te non c'era fallo? Su di me sono andato a saltare, però cioè, ce ne sono mille di contatti di questo genere. Senti, quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato l'Empoli? Perché mi è sembrato anche il Cittadella, oltre a fare una partita, diciamo, di pensando più magari a imbrigliarmi, no, dal punto di vista tattico, avesse in avanti anche qua me, che insomma qualcosa di difficoltà va messo in qualche occasione. Ma loro hanno impostato il gioco con grande aggressività e cercando le ripartenze in verticale, cioè i lanci sui movimenti in profondità degli attaccanti a scavalcare la nostra linea, e quindi questo di per sé crea delle difficoltà alla difesa, però quello che abbiamo fatto è che abbiamo perso campo in alcune occasioni, però non abbiamo concesso occasioni da gol, quindi tutto sommato abbiamo retto, non abbiamo concesso delle occasioni. E nel secondo tempo siamo riusciti anche a perdere campo molto meno e quindi a sviluppare molto più gioco, e questo ci ha permesso di andare vicinissimi al gol in due o tre occasioni. Senti, il primo tempo mi dava l'impressione che, soprattutto nel primo tempo, inaridissero le fonti di gioco dell'Empoli, quindi in particolar modo sia Lunic che Castagnetti erano ben marcati, quindi eravate anche voi difensori un po' sollecitati a impostare il gioco. Cioè, avete una tua impressione anche questa? Sì, in parte, nel senso che erano molto bravi a fare il pressing in modo molto ordinato e preciso, e quindi a cercare degli scarichi da parte nostra e poi venire a aggredire sugli scarichi, e questo era studiato da loro, e quindi questo spesso ci ha costretto al lancio o a dei cambi di gioco su cui comunque riuscivano ad arrivare abbastanza in tempo, quindi qualcosina abbiamo cercato di sviluppare dei cambi di gioco per metterli in difficoltà, e a volte ci siamo riusciti, altre volte meno, però insomma tutto questo è venuto molto meglio nel secondo tempo. Cittadella che ha anche speculato un po' legittimamente sul risultato, con atteggiamenti talvolta anche ostruzionistici, che hanno in qualche caso hanno finito per innervosire qualche tuo compagno. Forse da questo punto di vista si deve calarsi maggiormente in questo campionato, perché ce ne saranno tanti altri di Cittadella. Sì, loro essendo passati in vantaggio dopo 7 minuti, avevano interesse a innervosire la partita e a spezzettarla, e l'hanno fatto, sì,
pochino l'hanno fatto, però secondo me noi comunque il nostro gioco l'abbiamo proposto, non in modo continuo ma a sprazzi, però siamo riusciti a proporre tante delle cose nostre. E sicuramente noi dobbiamo riuscire a non innervosirci in nessun caso e cercare di continuare a giocare e sperare che anche il direttore di gara faccia rispettare insomma i tempi e non conceda troppe perdite di tempo. La classica partita di Serie B contro un avversario di Serie B costruito per questa categoria, scorbutico, ostruzionistico, però all'Empoli qualcosina è mancato rispetto alle altre partite di inizio anno. È un passaggio che ci può stare comunque dopo un inizio del genere, no? Sì, sicuramente. Di certo non dobbiamo cercare alibi o essere comunque contenti di una sconfitta, però prendiamo sia le cose negative che abbiamo fatto oggi, ma anche cose positive. C'è il rammarico perché, e mi viene da sorridere perché in questo inizio di campionato è la partita dove abbiamo concesso meno di tutte e si è riusciti a perdere con mezzo tiro in porta, perché non lo calcolo nemmeno un tiro in porta, però non, purtroppo oggi nella fase di possesso palla non eravamo veloci nel muover palla, di trovare gli spazi come al solito. Dispiace perché venivamo da due risultati importantissimi e dar continuità comunque con un risultato positivo oggi voleva dire tanto, voleva dare un segnale prima di tutto a noi stessi che siamo lì e possiamo battagliare fino alla fine, ma allo stesso tempo comunque a tutto il campionato. Al mister ho detto, almeno io ho avuto l'impressione che la stanchezza fosse più mentale che fisica, forse dovuta anche ai risultati meglio ottenuti negli scorsi partiti. Ma quello dei risultati non penso, perché non ho visto una squadra che si è cullata nei risultati positivi della settimana scorsa, perché comunque abbiamo fatto due vittorie in tre giorni. Il Cittadella, e lo sapevamo, ha una maniera di giocare totalmente diversa rispetto a tutte le altre squadre, cioè cerca questa palla lunga alle spalle della difesa, cerca di allungarti per poi riuscire a trovare gli spazi, però alla fine eravamo riusciti a concedere poco. Il primo tempo, come ti ho detto prima, eravamo lenti nel cercare gli spazi tra le linee, cercare gli spazi esterni, poi invece nel secondo tempo li abbiamo chiusi nella metà campo, però è mancato qualcosa, non eravamo probabilmente o lucidi o ci è mancata l'ultima giocata per trovare il gol, anche se davanti abbiamo trovato il portiere che ci ha messo un paio di pezze veramente importanti, perché su Krunic ha fatto due interventi, poteva sicuramente cambiare la partita in quel momento, no? Se tu parlavi di un Cittadella che ha già una partita particolare, cioè ben messa in campo, ti volevo chiedere se è stato il centrocampo intanto il reparto in cui si è un po' decisa la partita, soprattutto nel primo tempo, diciamo così, e poi se la pericolosità, diciamo, il contropiede del Cittadella con